Se avete problemi con il controller sul gioco No Rest Fall 2 Week, ovviamente è possibile prima controllare se il controller funzioni completamente sul nostro sistema. Quindi in questo caso andiamo direttamente su gestione dispositivi, tasto destro qua sopra su Start, vai su gestione dispositivi, assicuriamoci di connettere così il nostro controller. Una volta connesso, esce così la periferica Xbox 360, che sarebbe questo qua. Sul mio controller ci clicco sopra, il controller funziona perfettamente. Aggiorni anche i tuoi driver del controller e scegli da un elenco di driver disponibili. E metto questo. Una volta fatto, possiamo sempre. Dobbiamo riavviare il computer dopo l'aggiornamento, facciamo no qua. E una volta fatto possiamo anche disabilitare il dispositivo, riabilitarlo, oppure disinstallare il dispositivo e poi riavvii il tuo sistema operativo. Se non dovesse funzionare, possiamo sempre andare su Configura dispositivi di gioco USB, controller USB, controller avanzate, controller USB inserite il vostro controller una volta connesso con la chiavetta o con il cavo oppure Bluetooth, fate ok, proprietà. Testiamo il nostro controller, funziona perfettamente. L'asse rotazione XY punto di vista e funziona perfettamente. Se non dovesse funzionare, andiamo direttamente su Steam. Vai su Visualizza, modalità Big Picture. Vai su opzioni, vai su proprietà, vai su controller ed eccoli qua. Abilita Steam Input. Modifica specifica per il gioco, PlayStation, controller Xbox e richiesta di avvio del gioco. Torniamo indietro. Andiamo sul menu, vai su impostazioni, vai su controller ed eccolo qua. Questo è il mio controller. Abilita Steam Input per i controller Switch Pro, abilita Steam Input per i controller generici, supporto per i controller PlayStation metti attivo. Andiamo direttamente al nostro gioco No Rest for the Wicked, sul nostro controller, eccolo qua, modifica layout, qui puoi modificare il layout del tuo controller, mostra layout. Andiamo sui layout del gioco, layout della comunità. E uso questo qua, controller. Questo modello funziona per la maggior parte dei giochi e supportano i controller in modalità nativa. Inserisco questo e faccio applica layout. E lo aggiungo direttamente sul gioco. Ed eccolo qua. Il controller funziona perfettamente. Quindi se hai altri problemi commenta sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.